questo altare l'ho pulito io nel 2008. Perché? Perché in qualche modo questo altare già era conosciuto dai nostri genitori, dai nostri nonni. In quel momento c'era stata quasi una ricerca alla piramide, perché era stato tutto abbandonato da anni ormai. Erano arbusti, piante, roba e tutto, quindi non si trovava più quest'altare. E un giorno anche mio padre era curioso di questa piramide, perché primi turisti, insomma, gente già un po' che sapeva di questo monumento, e chiedevano di questa piramide. Ci ho vissuto una vita, ma la piramide non l'ho mai vista. Un giorno la ricompagno io a questa piramide, ho fatto fare un giro più lungo e lui ha capito che da sotto, quando venivo su, dice: ma tu mi porti sul sasso con le scale? Altro che piramide questa, dice. Sarebbe il palcoscenico di Viterbo. Noi abbiamo visto, no, il perimetro, diciamo, del Palazzo dei Papi, che poi è questo fondamentalmente. Questo è il salone del conclave, e questo merletto che vedete qua, arcata, in realtà è ciò che rimane della loggia. Questa non è una loggia è un edificio coperto con delle arcate. Ce n'era una gemella identica, questa di arcata, che prospettava sulla valle. Voi dovete provare però a fare uno sforzo, a pensare che nella prima metà del 1200 qui non c'era niente di quello che vedete, solo questa, cioè la chiesa di Sant'Angelo in Spada, o Spada, appunto una ricca famiglia, che è una delle più antiche chiese viterbesi, anche se è stata rifatta, come vedete, nella seconda metà del 500, perché quello stemma sono le sei palle di Pio IV Medici, ed è il momento in cui, crollato il campanile, dovettero mettere le mani, insomma. Però quella è una chiesa medievale antica, era una chiesa medievale antica che aveva un cimitero di fronte. E siccome all'epoca Viterbo era tutta concentrata nel luogo dove oggi c'è la cattedrale, ci sono la cattedrale e il Palazzo dei Papi, ancora non c'era, ma insomma parliamo di prima dell'arrivo dei pontefici a Viterbo, che è dopo il 1260, quindi questo è il discrimine, diciamo. E dunque Viterbo era tutta concentrata là, verso ovest. Si ventilava l'arrivo dei pontefici, perché era già un secolo che i papi venivano ogni tanto a rifugiarsi a Viterbo, che era una città guelfa, è sempre stata una città guelfa, con qualche parentesi ghibellina, ma fondamentalmente sempre fedele. E Tuscania era un centro, diciamo, di secondaria importanza, che vive due momenti di moderato, ma insomma solida floridezza, e furono il VII-VI secolo avanti Cristo, soprattutto VI secolo avanti Cristo, che segnò il momento, proprio il culmine della potenza etrusca. Infatti in quel periodo si parla di talassocrazia etrusca, cioè il dominio del Mar Tirreno. Praticamente il Mar Tirreno centro-settentrionale era cosa loro. Talassocrazia vuol dire proprio dominio del mare.
e infatti il Mar Tirreno prende il nome dagli Etruschi, perché gli Etruschi venivano chiamati Tirreni proprio dai Greci. Attualmente uscirono fuori dall'osservazione, insomma, di questi dintorni, no? Qui a tutti ricordate dove eravamo prima, sì, sì. E uscirono fuori diversi strati, diversi gradoni con tombe. Tombe già profanate, forse già in epoca romana, già visitate. Più grande della prima, guardate qua la pianta, vedete come la pianta originaria viene allargata per ospitare ben 7 generazioni, 22 sarcofagi, 22. Questa tomba ha restituito quasi 500 pezzi, la Venere che esce dalla conchiglia, guardate, l'unanza di un vaso di bronzo, gli specchi che da una parte il bronzo era lucidato e rifletteva, dall'altra parte invece veniva istoriato. Vedete i cunicoli, uno dei cunicoli che si ripartono. Allora, alcuni... questo cunicolo qua. Questo invece è uno dei più belli, dei sarcofagi trovati nella necropoli della Madonna dell'Olivo. Roma nella sua prima fase, una città etrusca, il bianco dell'intonaco con il grigio del solito nero, ormai lo conoscete bene, sì, questo. È sempre da pietra vulcanica, perché qui tutto è pietra vulcanica, sia tufo che nenfro, che peperino, il peperino di Viterbo, avete visto che è caratterizzato con la pietra più scura, no? E vedete la classica... Nola era praticamente già anticamente abitato in età etrusca e romana, quindi era un piccolo villaggio, immaginiamo un palus etrusco, una zona collinare, perché ci troviamo dove sono i Monti Cimini, e infatti avete visto che con l'autobus siete arrivati, avete insomma cavalcato tutta la parte dei Monti Cimini e sotto a Strapiombo si vede il lago di Vivo, il lago vulcanico, che un tempo appunto era un caldere, poi sprofondato, la caldera si è naturalmente riflessa, è venuta a formare il lago vulcanico. E abbiamo qui nella Toscia due laghi, quello di Vico e quello di Bolsena, che è a nord di Viterbo. Ora, quindi, Caprarola come realtà abitativa già esisteva, vi dicevo, nel tempo antico, però è cominciato a svilupparsi come piccolo borgo medievale. E quindi la parte bassa dove voi siete venuti era già presente, XII-XIII secolo. Ma un momento sicuramente significativo per Caprarola è stato proprio l'arrivo e l'interesse della famiglia Farnese. Cisternone praticamente grande quanto queste bocche di lupo, queste feritoie che noi stiamo guardando, quindi gira praticamente tutto intorno ed ha una dimensione quindi molto elevata, proprio perché serviva a raccogliere l'acqua che era uso esclusivo del palazzo. Il palazzo quindi è tutta una struttura geometrica, perché fuori è peccato e dentro un cilindro. Vedi appunto questa sezione circolare dritta che spacca in due praticamente tutto l'abitato, meglio diciamo che l'abitato. Purtroppo vedete alcuni punti sono completamente crollati e si è persa la pellicola pittorica, perché voi dovete immaginare che più o meno già nel 700 questo palazzo era abbandonato. E ci troviamo in un ambito religioso, tra virgolette, vediamo che hanno uno sguardo alla volta, o comunque intorno a noi vediamo che il tema, mi raccomando, non appoggiamoci mai alle pareti, ecco, insomma. E siamo appunto all'interno di una cappellina, lo vediamo dall'altare, ma lo vediamo soprattutto dalla prima che sono le nostre feste. Chi ha in mente la Cappella Sistina, io sono con un gruppo, immediatamente si chiama a questa libro di Argenzi, dove abbiamo appunto la divisione, no? Nel tondo centrale c'è il mio padre cardinale, perché non lo pagava, secondo lui, a sufficienza. E quindi si stacca praticamente dalla famiglia, ed è per questo che gli zuccheri sono da parte dei grandi esploratori. Quindi abbiamo gli esploratori che poi i navigatori che vengono indicati, abbiamo Marco Polo, Cristoforo Colombo, Vespucci e Magellano. Quindi se chi arriviamo proprio a questi grandi navigatori, per che vi dicevo appunto si dividono in giardino d'estate e giardino d'inverno, con questi pseudo o finti labirinti, perché in realtà a parte le siepi qui che sono un po' più alte, però dentro la parte interna sono appunto ritagliate.
dopo poi l'inserimento di foglie di agrifoglio e addirittura sì. anche l'agrifoglio è diventato albero. Proprio il suo ambiente. Ecco, vedete che sono comodi i giardini che riescono a passeggiare, che sono diventati poi anche location di tanti studi, diciamo piccoli vasi, hanno appunto il gocciolatoio dove c'era lo zampillo che quindi girava, per cui abbiamo questo zampillo centrale e questo zampillo laterale che quindi davano questa abbondanza d'acqua, per cui un oggetto di acqua. Ah, che è stato